Arriviamo alla gara col Khimki, sicuramente contenti di come abbiamo iniziato la stagione, una posizione che potevamo ritenere più che soddisfacente per prima di affrontare queste partite in casa, però e la cosa più importante è sicuramente come la squadra è cresciuta, che ha avuto, l'abbiamo detto, personalità ed anche faccia tosta nel cercare di giocare al nostro ritmo in questo inizio di stagione. Però adesso ci troviamo in un momento che è finito questo Tour de Force, dove abbiamo qualche acciacco e onestamente in questi giorni sto la squadra un po' affaticata, un po' meno brillante. E noi abbiamo bisogno di fare una partita speciale con il Khimki. La ritengo veramente la partita anche più difficile di quella che abbiamo giocato finora, perché Khimki è una squadra che, al di là della classifica che vede le tre sconfitte iniziali, ma è una squadra dal potenziale offensivo enorme, che ha perso ovviamente anche per motivi di calendario, ma una partita contro una grande che quest'anno è, come quest'anno è l'Efes, con un tiro a 9 metri all'ultimo secondo, se l'è giocata fino in fondo nel campo del Fenerbahce e ha perso la prima contro un grande Olympiakos che ha giocato al meglio. Ma anche proprio per le caratteristiche che questa squadra ha, che è sfuggente e che anche lei come noi è difficile invece decidere per noi il ritmo. Perché di solito il Khimki gioca seguendo il ritmo del suo faro, che è Sved, perché appunto questa è una squadra assolutamente particolare ed atipica, lo dicono le cifre, lo dicono i numeri, anche di queste prime 3 giornate, perché Sved è non solo di gran lunga il miglior realizzatore di tutta la competizione con più di 28 punti a partita, ma lo dicono i 45 tiri da 3 punti tentati in 3 partite che fanno 15 di media a gara con una percentuale irreale considerando le difese che si concentrano tantissimo su di lui che sfiora il 48%, quindi vuol dire segnare almeno 7 sui 15 tentativi di tiri da 3 punti e questo farlo sicuramente contro le due migliori difese dell'Eurolega come Olympiakos e Fenerbahce rappresenta un dato incredibile. Rappresenta anche una, come è stato poi lo scorso anno, una gerarchia chiara con altri compagni di valore che però giocano al ritmo di Sved, giocano con la consapevolezza che lui in quello che provoca per le difese, provoca anche degli spazi per gli altri che devono sapere cogliere e che invece viceversa chi difende contro di loro deve riuscire un po' a negare perché lui quei suoi punti li farà comunque, anche se ovviamente l'obiettivo di tutti è cercare di abbassarne un po' le percentuali, ma è evidente che come è stato poi la scorsa stagione, lui andrà avanti con questo tipo di produzione e quindi devi essere forte mentalmente a invece grattare qualcosa da tutti gli altri, far sì che non si creino opportunità facili sia per i lunghi che loro hanno mobili dinamici in grado di portare i nostri lunghi fuori sul perimetro e quindi insomma tante situazioni che rischiano di farti inseguire. Dal punto di vista difensivo, e questo rischia di diventare frustrante perché magari oltre a dover inseguire dei momenti devi anche resistere mentalmente a 2 o 3 tiri extra che lui farà, come ha fatto lo scorso anno qui nel finale di partita per vincerla. Quindi, insomma, una partita diversa da quelle che abbiamo giocato finora, dove dovremo essere ancora più bravi a leggere i vari momenti della gara stessa, dove possiamo spingere e condurre noi il ritmo, poter fare punti in campo aperto, dove viceversa non bisogna far entrare la partita in una risonanza di una gara di tiro qua e là, ma avere un po' più la capacità di eseguire, di prendere qualche fallo
e di, ripeto, di leggere il momento, stando mentalmente sempre sulle chiavi difensive, anche quando la difesa sembrerà che non sarà in grado di tenere contro le qualità degli avversari. Il tutto perché, ripeto, è una partita che in casa vorremmo fortemente, perché riuscire ad avere questa vittoria darebbe il peso all'impresa fatta sul campo di Atene, e viceversa, altrimenti saremmo ancora insomma, nella stessa condizione. Abbiamo bisogno di vincere in casa, e queste partite con Khimki ed Efes prima di Seska, che sarà comunque una cosa da valutare a parte, insomma, saranno già uno step, uno scoglio molto importante per chi vorrà rimanere nel gruppo centrale di squadre di questa Eurolega.